Maria De Filippi, chi stava per sposare al posto di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha avuto una lunga relazione con Maurizio Costanzo. I due sono stati separati, purtroppo, dalla morte di lui, che si è spento per il grande dispiacere di tutto il pubblico italiano. Al contempo per la De Filippi si è trattato di un grande dolore con cui sta ancora facendo i conti, dato che la conduttrice sta vivendo le prime vacanze senza il suo amato marito. Però, come rivelò lei stessa in un'intervista, stava per sposare un altro uomo al posto di Costanzo, ed in serbo per lei c'era una vita ben diversa. Maria De Filippi, infatti, ha rivelato che la sua intenzione era quella di diventare una giudice, e non una conduttrice. Inoltre, prima di incontrare Maurizio Costanzo, era fidanzata da 7 anni con un uomo che poi è diventato un otorino, e che lei avrebbe dovuto sposare di lì a poco. Perciò, proprio poco prima di incontrare il suo Maurizio e cambiare vita, Maria era in procinto di sposarsi con il suo fidanzato quasi decennale. Poi, è arrivato l'incontro con Costanzo che, su ammissione sua e di tutte le persone che la conoscono, l'ha portata a cambiare la sua vita. Maria De Filippi, platinette, gli insegnamenti del marito le sono stati d'aiuto. Al di là del passato, attualmente nel tempo presente Maria De Filippi sta cercando di riprendersi dalla perdita del marito Maurizio Costanzo, arrivata in maniera piuttosto inaspettata. Anche Platinette, che conosce Maria anche nel privato, ha dichiarato in un'intervista che lei ce la sta mettendo tutta per riprendersi e per tornare quanto prima a vivere una vita normale. Platinette ha dichiarato che, anche nell'elaborazione del lutto, gli insegnamenti di Costanzo le sono stati fondamentali. Infatti Maria è tornata subito al lavoro proprio perché sapeva che Maurizio avrebbe voluto così, e perché le è sempre stato insegnato in questo modo. La De Filippi ha sempre dichiarato di aver ricevuto insegnamenti importanti da suo marito, ed anche di aver riscosso tutto questo successo in televisione grazie a lui. I due erano sicuramente una coppia molto unita ed una delle più amate dello spettacolo, nonostante inizialmente non tutti fossero favorevoli alla loro unione. Ora in tanti hanno apprezzato il modo in cui Maria sta affrontando la perdita. Voi che cosa ne pensate? Sapevate che Maria De Filippi avesse in programma un matrimonio con un altro uomo in passato? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.